Siamo con mister Busacca, mister. Una partita incredibile, 1-1, vittoria del campionato. Ti vedo veramente esausto. Lo sono, credetemi, perché è stata una partita pazzesca. Sicuramente siamo entrati in campo con un po' di tensione. Non è stata una bellissima partita, ma era importante vincere. E oggi le ragazze hanno dimostrato ancora di essere un gruppo unito fino alla fine. E questa vittoria è maturata da un'annata pazzesca, un gruppo unito, un gruppo forte, un gruppo dalle più piccole alle più grandi, a quelle che hanno giocato di più, a quelle che hanno giocato di meno, si sono sempre messe a disposizione, hanno dato tutto per arrivare fino a questo obiettivo, il raggiungimento di questo obiettivo. È stata veramente un'annata pazzesca, non era scontato riuscire a tenere questi risultati, però lavorando insieme ci siamo riusciti e sono felicissimo, davvero. Tra l'altro il Vado ha fatto un'ottima partita, veramente da messa in difficoltà. Sicuramente hanno giocato anche meglio di noi, lo devo ammettere, una grande squadra, era sicuramente la squadra più forte di tutte. La chiave è stata vincere in casa loro, sicuramente, dove lì abbiamo capito che potevamo fare davvero tanto bene. È stato veramente un anno pazzesco, meritano le ragazze perché sono straordinarie davvero, considerando che ho dovuto adattare tante ragazze a diversi a ruoli non semplici, scusate, però sono davvero felicissimo, questo è il lavoro di un anno, quindi sono felicissimo. Dicevo, ringrazio tutte le ragazze, perché considerate anche Ilenia che non è un portiere oggi, quello che ha fatto è pazzesco, quindi sono felicissimo, non ho parole, in questo momento sono emozionatissimo, sono felicissimo davvero. Grazie mister, complimenti. Grazie a voi tutti, grazie, per quello che state facendo e per il sostegno. Ci tengo però anche, oltre alle ragazze, a ringraziare anche chi mi ha aiutato in questo, oltre alla società, agli sponsor che ci hanno sostenuto, a chi in campo è stata sempre a mio fianco, che è Elena Roccato, è la nostra team manager, e tutti soprattutto. Sono felice per la città di Sanremo, perché comunque è una vittoria di una squadra, è la vittoria di una città. Grazie a voi. Grazie, pure a festeggiare, che grazie tante. Grazie. Se ne è andato, eh? No.